La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere la scomposizione dei polinomi. Abbiamo visto due tecniche, il raccoglimento totale a fattore comune e il raccoglimento parziale. Okay? Il raccoglimento parziale non è altro che il primo fatto in due passaggi successivi, non tutti una volta. Si raggruppa a coppie o a terne e poi si fa il raccoglimento totale di quello che si è ottenuto nella prima operazione. Oggi prendiamo una terza tecnica, per esempio abbiamo devo scomporre questo polinomio 9a alla seconda meno 6a più 1. Le prime due tecniche non funzionano perché i tre monomi non hanno fattori comuni, non hanno nessuna lettera in comune né nessun coefficiente numerico in comune. Il raccoglimento parziale non è applicabile perché ho un numero dispari in termini. Si passa alla terza tecnica, e la quale consiste nel vedere se, non ho detto che sia possibile, ma potrebbe essere che il trinomio è in realtà un prodotto notevole. E qui questo è il caso, perché il primo termine è il quadrato di 3a, l'ultimo è il quadrato di 1 e il termine meno 6a è il loro doppio prodotto col meno davanti, è 2 per 3a per 1, quindi ho tutti i termini che mi servono per interpretare questa espressione come il quadrato di 3a, non più 1, ma meno 1, visto che il doppio prodotto è negativo. Quadrato del primo, quadrato del secondo e il loro doppio prodotto. Se il termine del doppio prodotto è negativo, o comunque vicino di diverso dai primi due, il quadrato non è della somma dei due monomi, ma della loro differenza. Tutto qua. Okay. Un altro. La tecnica possiamo chiamare riconoscimento di prodotti notevoli. Devo fare il prodotto notevole all'inverso. Avevamo visto l'anno scorso a più b alla seconda che a seconda più 2ab più b alla seconda. Dobbiamo fare il passaggio inverso. Da questa espressione dobbiamo riconoscere che questa è un quadrato. È chiaro che per fare questo non deve ricordarsi molto bene il prodotto notevole. L'anno scorso era una tecnica per semplificare o velocizzare i calcoli, adesso sono essenziali per scomporre i fattori. Quadrato di un binomio se consta di tre termini
di cui due sono quadrati e il terzo è il doppio prodotto dei primi due. Fatto? Questo. Quattro x ipsilon più x alla seconda più 4 x alla seconda. È un trinomio. Sono due termini al quadrato. Il primo è il quadrato di x, il secondo è il quadrato di 2x, quindi questo è il quadrato di x, questo è il quadrato di 2y, e il terzo è due volte il primo che è il secondo. Quindi il nostro trinomio è x più 2y alla seconda. Attenzione, mai dimenticarsi delle prime due tecniche. I prodotti notevoli vengono al terzo posto. Prima, sempre devo vedere se c'è un fattore comune. La seconda, se posso raccogliere in modo parziale. E la terza, in terza istanza vado a vedere se è un prodotto
qui tutti e tre i monomi hanno 2A come fattore comune. Quindi per prima cosa raccolgo 2A, la prima mi rimane x alla seconda più 4x alla seconda più 4xy. L'abbiamo visto anche prima, è x più 2y. Quando si fa una cosa nuova non bisogna mai dimenticarsi di quel vecchio. Tutto chiaro? No. Sì. Vado avanti? Tutto chiaro? Vediamo questo. La seconda più x alla seconda meno 1 più 2x meno 2y meno 2x. Questo non è un trinomio, ma è formato da 6 termini. Non ha un fattore in comune. Ok? Posso anche provare, ma in realtà se provo a raccogliere la coppia non funziona, o a termine nemmeno. Quindi il primo e il secondo stadio, la prima e seconda tecnica di scomposizione, non danno alcun risultato. Devo usare la terza coppia, cioè i prodotti notevoli. Però ho 6 termini, non 3. Da questa cosa è, attenzione, quanti quadrati ci sono qua dentro? 3. La seconda in seconda è 1. Ergo. Poi sveglia. È il quadrato di un trinomio. Questo è il quadrato di x, il quadrato di y e il quadrato di 1. 2x è il doppio prodotto tra il primo e il terzo. 2, 1, meno x meno 2y è il doppio prodotto di y per 1 e questo infine è 2 volte il primo per il secondo. Però attenzione ai segni, il fatto che ho più 2 significa che il primo e il secondo termine hanno lo stesso segno, altrimenti avrei meno. Il fatto che qui ho meno 2x significa che il termine che contiene x e y hanno segno opposto e quindi il secondo, quello con la y e con l'1 hanno segno opposto. Di conseguenza avrò x alla seconda, l'1 e x hanno lo stesso, cioè scusate, non c'è secondo ma x, più y più 1 non funzionerebbe, perché dovrei avere più dappertutto. Y e 1 hanno segni opposti, quindi questo termine e questo termine hanno segni opposti, mentre il primo e l'ultimo hanno lo stesso segno, di conseguenza devo cambiare il segno alla y. Secondo, terzo, segno negativo, qui c'è meno, va bene. Primo, secondo, segno negativo, funziona. Ok? X meno y più 1 fa la seconda. Guardate, il primo, il secondo, il terzo, doppio prodotto, primo, secondo, primo, terzo, secondo, terzo. Tutti i doppi prodotti. Okay.
riscrivo questo prodotto notevole, mai A più B più C, la seconda è A la seconda, quindi la seconda più C la seconda più 2AB più 2AC più 2BC. I segni di A, B e C li trovate esaminando i doppi prodotti. I quadrati vengono fuori sempre positivi. Fare l'apprimento totale né parziale. Se ho 6 termini, 3 sono quadrati, è ragionevole che sia il quadrato di un trinomio, ma devo controllare i doppi prodotti affinché lo sia. Potrebbe essere x più y più 3, ma se fossero tutti più, io avrei più 2xy più 6x. Alcuni di questi hanno coefficienti negativi. Quali? Beh, siccome ho 2xy, il primo e il secondo termine hanno segni opposti. Poi ho meno 6x, il primo e l'ultimo anche hanno segni opposti. E poi 6y, due hanno lo stesso segno. In questo modo, due volte il primo per il secondo fa meno 2xy, due volte il primo per il terzo fa meno 6x e due volte il secondo per il terzo fa meno per meno più 6y. Siccome è un quadrato, questa espressione oppure questa sono identiche. Posso cambiare il segno di quanto, tanto il quadrato dà lo stesso effetto. Okay. Però devo cambiare il segno a tutti, non solo a uno. Sarebbe come dire a meno 1 la seconda fa più 1, questi due sono equivalenti. Termini
non ci sono fattori comuni, a coppie non risolvo niente, 3 sono quadrati, potrebbe essere il quadrato di un trinomio. Mettiamo un punto di domanda, potrebbe essere x più 2y più 1. Funziona? Beh, c'è x alla seconda, il quadrato di 2y è 4y alla seconda, il quadrato di 1 è 1. Poi ho i doppi prodotti. XY vengono dal prodotto del primo per il secondo. Ma 2 per x per 2y quanto fa? 4. Ergo, questo è sbagliato. Non è il quadrato di un trinomio. Gli altri sì. 2x è il prodotto di 2 volte x per 1 fa 2x. Col meno eventualmente. E poi 4y è 2 volte y più 1. Mettiamo il segno giusto. Ma, ahimè, il primo e il secondo termine danno un prodotto che non è quello dell'espressione. Quindi state attenti a non dare per scontato che i due prodotti siano quelli corretti. Se qui ci fosse 4 funzionerebbe, col 2 no. Questo polinomio non è il quadrato di un trinomio. Se anche un solo termine non funziona, non funziona tutto. Ok? Qui ci sono sì termini che sono al quadrato, ma hanno un coefficiente negativo. Ma ancora prima, 5, 20 e 20 sono tutti multipli di 5. Quindi raccolgo 5 fattore comune. Ma mi conviene raccogliere non tanto 5, quanto meno 5. Perché così quello che ottengo poi da questo termine sono dei quadrati col segno più. Quindi mi rimane x alla seconda più x alla seconda meno 4y. Ne è 4 x alla seconda. Meno 5, x alla seconda è il quadrato di x, 4y alla seconda è il quadrato di 2y. Siccome il doppio prodotto è negativo, io avrò meno. Scrivere questo, oppure 2x meno x, è identico in quanto è un quadrato. Ma se qui non raccolgo il meno, non è più vero che questo è il quadrato di questo. Perché nel quadrato i quadrati devono avere un coefficiente positivo. Il meno va raccolto prima di trovare qualcuno. Non è se forse c'è meno fuori dalla parentesi o dentro la parentesi. Ehi.
per il primo prodotto notevole che abbiamo visto. Qui un binomio totale, non si può fare un anno in comune, parziale non si può fare sulla coppia. È un prodotto notevole? No. Sì, che lo è? Sì. Si dice il quadrato di 4, x al secondo è il quadrato di x, e c'è una differenza. Questo è il prodotto della somma per differenza di monomi. Il primo prodotto lo abbiamo visto l'anno scorso, che si deve ovviamente già dimenticare. È umano. Ricordate che a più b per a meno b fa a seconda meno b a seconda. Una differenza di quadrati si scompone nella somma per la differenza dei due vasi. Attenzione, la somma di quadrati non si scompone. Lo vediamo anche questo. Davanti? Questo è un esempio di quadrati? Sì. Perché? Perché i due quadrati, 49 è il quadrato di 7, b al secondo è il quadrato di b, hanno segni opposti. Uno ha segno positivo, l'altro negativo. Quindi posso sempre interpretarli come una differenza di quadrati. Basta che li imposto. Questo non si può scomporre, che hanno lo stesso segno. Posso sì raccogliere un meno, ma dopo ho dentro una somma di quadrati. Non si può scomporre. X alla terza meno 9x. Qui per prima cosa guardo sono fattori comuni e il termine ax c'è nel primo e anche nel secondo, quindi raccolgo
a x uguale 4 x alla seconda meno 9, differenza di quadrati, che si scompone in 2x meno 3 per 2x più 3. Per oggi basta così.